Per me è l'esordio assoluto, una conferenza stampa da presidente. C'è positività e voglia di mettersi in gioco. L'imprenditore italo-canadese Enrico Fattoffidani, 52 anni, ha illustrato le linee guida della società dopo l'acquisto del 100% delle quote. Questa mattina in Comune a Fano si è tenuta la presentazione ufficiale del nuovo proprietario dell'Alma Juventus Fano, la quale dopo 9 anni di gestione dell'ormai ex presidente Gabellini è passata al nuovo patron. Presenti il responsabile dell'area tecnica Mauro Traini, il direttore generale Simone Bernardini, il sindaco di Fano Seri e l'assessore allo sport Caterina Del Bianco. La società, ha spiegato Fidani, è stata gestita in maniera impeccabile ed ora metteremo in campo un progetto triennale che possa darle la possibilità di evolversi e raggiungere mete sempre più importanti. Gli obiettivi saranno quelli di una comunicazione continua e di un grande lavoro da portare a termine con determinazione. Sarò sempre presente, ha precisato il neopatron che questa mattina ha incontrato anche i tifosi. Mi hanno solamente detto, presidente, in bocca al lupo, mi raccomando, lavoro, voglia di fare, che qui la sosterremo tutti quanti. Io ho detto no, dobbiamo sostenere tutti quanti il Fano, che quella è la cosa che conta. Come mai questo investimento in un momento così difficile per gli italiani non solo? Beh, come avevo accennato nella conferenza stampa, in momenti di crisi, se gestiti in maniera oculata e intelligente, con persone che siano competenti nel loro settore, possono essere invece un volano per poi ripartire. Ho pensato che nell'ambito della diversificazione delle attività che ho, in Italia in questo momento non ho delle attività vigenti. Però affronterà detto questa avventura con il suo patrimonio, quello personale? Sì, quello personale, mio personale, sì. Conclusione, che cosa si auspica? Ma io mi auspico che le premesse, che sono tutte positive, poi possano concretizzarsi a breve nel lavoro, nel senso di vedere già all'opera le sinergie per le quali noi abbiamo fatto richiesta anche, ma abbiamo visto che sia il sindaco che il vice sindaco che l'assessore allo sport si sono messi veramente a disposizione. Per quanto riguarda lo staff che ho incontrato e che abbiamo confermato in toto, ci siamo trovati in sintonia subito, persone squisite, c'è maniera di lavorare bene e speriamo questo, il mio auspicio è questo, di lavorare correttamente, positivamente. La squadra non verrà smantellata, ha precisato invece Traini, la prima finalità è il mantenimento della categoria. Beh, sicuramente cercheremo di migliorare, è facile dire migliorare quello che è successo negli ultimi 2 anni perché c'era stata una retrocessione, una salvezza molto importante, però devo dire che quest'anno la squadra ha dimostrato e prima del Covid e alla ripresa con lo spareggio di avere delle individualità importanti, quindi noi abbiamo fatto di tutto per mantenere i ragazzi che si sono adoperati tantissimo e che sono buoni giocatori, come diceva il mister. Miglioreremo questa squadra per far bene e per sicuramente buttare le basi per quello che poi sarà il futuro anche del Fano, quindi cominceremo a lavorare innestando dentro giocatori validi pian pianino e non certamente tutti in un colpo, perché poi la programmazione è la cosa più importante. Continuerete a collaborare anche con il settore giovanile? No, beh, il settore giovanile, siccome è un po' diviso, nel senso che l'Accademia è una proprietà, anche se poi è affidata a noi, e il settore giovanile di una società professionistica come Fano deve tirar fuori, non dico ogni anno, almeno ma dal secondo anno in poi, deve tirar fuori dei ragazzi giovani, soprattutto del posto e anche di fuori, che possono approdare in prima squadra o essere ceduti per fare plusvalenze. Verranno eseguiti dei tamponi e poi quando si partirà ufficialmente? Beh guarda, i tamponi sicuramente saranno fatti fra qualche giorno, c'è tutto lo staff sanitario e medico che sta lavorando. Il mister vorrebbe partire il 17 appunto con i tamponi per poi recarci al ritiro. Io penso che tra il 17 e il 18 si partirà per questa nuova stagione.